Mi chiamo Maurizio, sono il papà di Alessandra. Mi chiamo Alessandra e sono figlia loro. E io sono Cristina, la mamma di Alessandra. Più difficile e più bello è quando Alessandra ha preso coscienza della persona che è. Credo di poter condividere. Il più difficile per me e anche per loro penso da accettare, ma anche il più bello, perché poi da dopo di quello non ci sono più stati problemi. Cioè sì, ci sono stati problemi, però non abbiamo mai più avuto problemi tra di noi. Sì, diciamo che appunto, come hanno detto loro, quando abbiamo cominciato, io dico sempre, a vederla per quello che era davvero, abbiamo dato una svolta alla vita e quindi è stato un bel momento. Per me un momento difficile, come ho già detto, è quello quando ha cominciato a uscire per quel, e a vestirsi e a farsi vivere dal mondo per quello che era, perché io temevo molto che il mondo non la riconoscesse. Di volersi tanto bene, di cercare di capire qual è la sua vera strada al di fuori di tutto quello che gli altri si aspettano o ti impongono, ti fanno pensare che sia quello che devi essere. Sì, quello che vuoi, va bene così, mamma ti vuole bene lo stesso. Sì, di cominciare ad ascoltare molto di più, perché noi genitori tendiamo sempre a parlare troppo e ascoltare poco, e capire esattamente cosa ti vuol dire tuo figlio o tua figlia, sintonizzarsi sulle sue esigenze e, come mi sembra logico, proseguire nella strada che è quella del voler di amare i propri figli e rispettarli per quello che sono. Informarsi prima di giudicare, assolutamente, bisogna prima prendere le informazioni necessarie, perché come genitori sicuramente nel momento del coming out ci sarà un momento di preoccupazione con tutto quello che ne concerne, quindi è importante riuscire a prendere le informazioni necessarie per sapere come comportarsi. Ma mi auguro in generale che le persone imparino un po' di più a valutare chi hanno davanti per quello che è, per la persona che è, non per il modo in cui si veste, per il modo in cui si pone, per il modo in cui parla o per il suo aspetto, ecco, che le persone imparino un pochino di più a vedere oltre, a vedere gli altri per quello che sono e non per quello che ti aspetti dovrebbero essere o che ti sembra che siano. Sì, che la società diventi assolutamente più inclusiva, che non ci sia più bisogno di distinguersi per orientamento sessuale o per identità, che sei una persona, sei una donna, sei un uomo, sei quello che vuoi e ti rispetto per questo. La domanda che mi dà più fastidio, qualsiasi domanda riguardante che cosa ho in mezzo alle gambe, la trovo sempre molto inopportuna, inappropriata, cioè no anche. Beh, a me ovviamente dà fastidio quando mi dicono: ma quando ha scelto tuo figlio di diventare figlia? Perché ovviamente non ha mai scelto questo. Io non cerco, io attraggo, ciò che mi appartiene arriverà a me. No, io quello che ho sempre detto ad Alessandra ai primi momenti, quando lei temeva un po' di parlare con noi perché aveva paura di darci un dispiacere, ho sempre detto: la tua felicità è la nostra felicità. No, è solo divertente quando incontro persone che non incontravo da tantissimo tempo e magari a volte mi chiedono come sta tuo figlio e io dico: quale figlio? Non me lo ricordo più. Ma io banalmente, ma glielo dico sempre, grazie, cioè io sono, se sono qui fisicamente, che parlo, respiro, vivo e racconto di me e sono felice, è perché ci sono loro, perché se non ci fossero loro non ci sarei io, quindi grazie di esserci, di essere come sono, di volermi bene e di essere per me le persone migliori che potessi mai desiderare.